Buongiorno bambini, eccoci qua con la nostra seconda lezione sull'analisi logica. Prima di iniziare a fare l'analisi logica di queste frasi, ricordiamo brevemente che per fare l'analisi logica dobbiamo dividere in sintagmi la frase. La prima cosa che dobbiamo cercare è il predicato verbale, cioè il verbo, l'azione. Dopo aver trovato il predicato verbale, dobbiamo cercare il soggetto, cioè la persona, l'animale o la cosa che compie l'azione, e poi andiamo a cercare tutti gli altri complementi, cioè tutte le altre espansioni, facendoci le opportune domande. Facciamo un esempio. Se vogliamo trovare il predicato verbale, ci chiediamo qual è l'azione, che cosa fa la persona, l'animale o la cosa, qual è il verbo, cioè qual è quella parola che può finire in are, ere, ire e risponde alla domanda a voce del verbo. Una volta trovato il predicato verbale, ci chiediamo chi fa l'azione. In questo modo troviamo il soggetto, cioè la persona, l'animale o la cosa che compie l'azione. Poi andiamo a ricercare il complemento oggetto. Il complemento oggetto, bambini, è l'unico complemento diretto che abbiamo perché si attacca direttamente al predicato verbale. Allora, per cercarlo, dobbiamo ripetere il verbo e subito dopo la domanda chi oppure che cosa. Per esempio, la mamma stira la camicia. Stira. Che cosa? La camicia, allora è un complemento oggetto. Per trovare, per esempio, un complemento di tempo, ci poniamo la domanda quando avviene l'azione. Per trovare un complemento di luogo, ci chiediamo dove quell'azione viene svolta. Per trovare il complemento di modo, come quell'azione viene svolta e così via. Vi ricordo che la ruota dei complementi ve l'ho già consegnata l'anno scorso, per cui andate a riprendervela per ripassare bene le varie paroline chiave che introducono i vari complementi. Bene, iniziamo allora la nostra lezione. Andiamo ad analizzare la frase "La maestra corregge i compiti degli scolari". Allora, la prima cosa che dobbiamo ricercare è il predicato verbale. Lo troviamo subito perché corregge, voce del verbo correggere. Allora, corregge è il predicato verbale. Chi fa l'azione di correggere? La maestra. La maestra è il soggetto di questa frase. Il soggetto più il predicato verbale, abbiamo detto, che forma la frase minima. La frase più corta che c'è, per cui è detta frase minima. Questa frase minima si può espandere, cioè arricchire di altre informazioni attraverso altri pezzettini di frase, che sono i complementi. Allora, se io mi ripeto la parola corregge e poi mi chiedo subito corregge, che cosa? I compiti, corregge i compiti è un complemento oggetto. Si attacca direttamente al predicato verbale, tanto è vero che devo ripetere il verbo e poi farmi la domanda. Non c'è nessuna preposizione semplice o preposizione articolata che lo collega al verbo. Poi mi chiedo, i compiti di chi? Degli scolari. Degli scolari è un complemento di specificazione, perché mi specifica di chi sono questi compiti. Bene, andiamo adesso a vedere la frase successiva. La 7. Allora, il bambino giace comodamente sul divano. Qual è il predicato verbale? Giace, voce del verbo,
Giacere. Predicato verbale. Chi fa l'azione di giacere? Il bambino. Il bambino è il soggetto di questa frase. Come giace questo bambino sul divano? Giace comodamente. Come? Comodamente. Quindi questo è un complemento di modo. Dove giace questo bambino? Sul divano. Sul divano è un complemento di luogo, perché mi dice dove. È facile, bambini? Vi trovate? Andiamo con la frase successiva. La frase numero 8. Domani il professore interrogherà gli alunni. Cerchiamo il predicato verbale. Interrogherà. Interrogherà, voce del verbo interrogare. Questo è il predicato verbale. Chi fa l'azione di interrogare? Il professore. Il professore è il soggetto di questa frase. Ricordiamo che soggetto più predicato verbale formano la frase minima. Il professore interroga. Interrogherà in questo caso. Quando il professore interrogherà? Domani. Questo è un complemento di tempo perché mi dice quando. Poi, interrogherà chi? Vedete che la domanda me la faccio subito dopo aver detto interrogherà. Quindi, questo complemento che è attaccato al predicato verbale è un complemento oggetto. Bene, andiamo a fare la successiva frase, la numero 9. La frase numero 9 è: questa mattina la mamma è uscita con l'ombrello. Qual è il predicato verbale? È uscita, è un tempo composto, vero? È uscita, voce del verbo uscire, predicato verbale. Chi fa l'azione di uscire? La mamma. La mamma è il soggetto di questa frase. Di la mamma è uscita, è la frase minima. Quando la mamma è uscita? Questa mattina. Questa mattina è un complemento di quando, di tempo. Perché mi dice quando? È uscita con che cosa? Con l'ombrello, questo è un complemento di unione, perché si tratta di un oggetto. Non è un complemento di compagnia, eh? Attenzione. Complemento di unione perché esce con qualche oggetto, con un oggetto accompagnata da un oggetto. Andiamo a vedere la frase successiva e anche l'ultima. Allora, Angela preferisce gli gnocchi al ragù. Cerchiamo il predicato verbale. Preferisce, voce del verbo preferire, quindi questo è il predicato verbale. Chi fa l'azione di preferire? Angela. Angela è il soggetto. Angela preferisce è la frase minima. Preferisce che cosa? Gli gnocchi. Allora mi devo chiedere. Il verbo e subito dopo che cosa? Quindi questo è un complemento oggetto, un complemento oggetto, si attacca direttamente al predicato verbale. Al ragù è sempre un complemento di unione. Bene, anche oggi abbiamo terminato la nostra lezione. Buongiorno bambini e buona giornata.